Mi sa che questa volta sono solo più bravo io. Guarda, 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 guarda il mio! Guarda a me, guarda a me, guarda a te, guarda a te, guarda... Oh. Yolanda Switch. Hello everyone! Rieccoci tornati con un nuovo video! Come state? Spero tutto bene, come avete passato questa vostra giornata? Spero bene, siamo tornati con un nuovo video sul Collegio 5! Siccome tutti quanti fanno le reaction, allora noi ci vogliamo differenziare. Noi non la facciamo. Noi non facciamo reaction, non facciamo, ma facciamo cose differenti. Infatti oggi faremo slime in cui i protagonisti del Collegio 5 sceglieranno i loro ingredienti. Prima di iniziare questo video, pollice in su! Grazie per l'altro video e abbiamo raggiunto i like richiesti, perché la prossima volta andiamo a fare un video 24 ore come nel collegio. Ah, che bello! E se questo video raggiunge altri 3000 like, andiamo a fare il provino come nel collegio. Ma prima ancora di iniziare questo video, scriveteci giù nei commenti se seguite il collegio e chi è il vostro personaggio preferito del Collegio 5, o qual è stato il vostro personaggio preferito delle anche le altre puntate del collegio. Non so niente questo. Non so niente. Allora io prendo questo. Alessandro Guida. Ah. Io sono Bonard. Bonard. Allora, vi metto qui le foto. Che a lui piace giocare al calcio, l'hanno addirittura paragonato a Balotelli. Ah, quindi slam Balotelli. Devo esatto, fare. Io anche io ho preso un ragazzo, Alessandro Guida. Alessandro gli piace il surf, quindi surfare, andare sullo skateboard. Infatti loro mi hanno suggerito di fare uno slime ispirato più o meno al mare, no? Slime azzurro con palline azzurre e bianche, glitter argento e azzurri, charm di un pesciolino. Aspita, questo. Nel mio spedale a calcio devo fare uno slime base bianca, poi palline e glitter neri e poi devo fare il pallone in clay, oddio. Aspita. Allora, siccome devo fare uno slime ispirato al mare, io prendo la colla trasparente, ragazzi. C'ho appunto la colla argento, che è tipo come i glitter, il colorante azzurro. E sto facendo il mio slime azzurro. Poi ovviamente voi decidete giù nei commenti chi è stato il vincitore e chi ha fatto lo slime migliore. Allora, iniziamo a prendere già l'addensante. Quindi palline azzurre e bianche. Ok, prendiamo le palline. Che io ho preso tutto già qua. Palline azzurre. È molto semplice questo slime. Sì, è uno slime abbastanza semplice. Cioè, lo slime praticamente ispirato più che altro al pallone di da calcio. Pallone da calcio. I colori del pallone da calcio. Ok, diciamo che lo slime è fatto. Mi servono i glitter azzurri. Dai, che sono carini. Anche se questi si appiccicano tutti alle mani. Però, pazienza. Allora, mescoliamo. E vado ad addensare lo slime. Allora ragazzi, questo è il mio slime. Ho recuperato due charm a forma di pesciolino. Ok, ho fatto lo slime ispirato al pallone. Esatto. Allora, io ho finito. Ora Daniele deve fare il pallone. Comincia dammi la clay e faccio questo pallone. Il pallone è fatto bianco e nero. Qua ho fatto una specie di pallina. Vedete la palletta? Che andrò a appoggiarla sopra. Ecco qua il mio slime ispirato a Bonard. Slime del pallone. Questo è quello di Alessandro. Quindi adesso votate. Votate il vincitore. Ed è stato pesciolino. Sono qua. Ah, li messi. Ma certo. Questi sono i nostri slime. Votate il migliore e decidete nei commenti. Schiacciala, aspettate. Il vincitore. Facciamo. Vai, schiaccia, fai un mixing. Vado pure a mixare, ragazzi. Guarda, 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 guarda il mio. Guarda a me, guarda a me, guarda a te, guarda a te, guarda Filippo e Re. Ah, dai, devo dire che sei stato bello slime, molto bravo. Ok, allora. Magicamente delle ciotole nuove. Secondo round. Questo è il mio cucchiaino. Ups. Cioè, abbiamo i cucchiaini come le ciotole. Ma bene, l'ho fatto apposta. Te lo giuro, l'ho fatto apposta. Allora, vai. Prendo direttamente io. Sì, dai. Questo? Luna scognamiglio. Bello. Luna. No, allora devo fare uno slime viola con glitter. Io prendo questo. E devo fare una nota musicale in clay, che non mi ricordo neanche come si fa una nota musicale. Vabbè. Non abbiamo preso Giulia. Allora,
abbiamo preso due ragazze. Io ho preso Rebecca Mongelli, che è la ragazza quella che vuole diventare Chiara Ferragni. Ah, fantastico. Ed è bellissimo perché devo fare uno slime fucsia e giallo, quindi bicolore con tanti glitter, e creare le sue iniziali in clay, perché lei praticamente ha una borsa personalizzata con le sue iniziali. Ok, va bene. Luna, la figura... Luna invece, che è, mi pare napoletana o di Salerno, non ricordo. Di Salerno mi pare. È praticamente le piace cantare, vuole fare la cantante, e quindi mi hanno consigliato questo slime qua. Vabbè. Allora, quindi visto che dobbiamo fare questo slime così, io lo faccio... Se mi dai, dammi una colla glitter viola. Prendiamo la colla, questa qua vinilica, ne metto un pochettino. Io metto un po' di e in questo caso io lo vado a fare invece fluffy. Metto un poco di schiuma da barba, anche se comunque devo mettere i glitter, però sapete cosa ragazzi, i glitter li metto sopra, perché comunque lo devo fare bicolore lo slime. Metto un po' di crema e inizio a mescolare. Oh. Vabbè, c'è stata un'esplosione. Visto che a lei le piace fare la cantante, metto questi che qua, bene, le stelle. Mix con le stelle, non lo so, mi fa pensare alla musica. Sì, ma non mi hai detto poi lo slime di Giulia qual era? Fare lo slime a caciocavallo. Il caciocavallo. Esatto. Bisognava, mi pare, farlo giallo con la neve, se non mi sbaglio. Mi Mamma hanno suggerito... mia, meno male che non è uscito. Mi hanno suggerito di farlo con la neve, magari in un prossimo video, ragazzi. Va, se mi suggerite gli slime sotto nei commenti ispirati ai ragazzi del collegio, posso fare proprio un episodio come ho fatto l'anno scorso. Ah, ve li lascio loro. Nella i delle info degli slime ispirati ai ragazzi del collegio. Oh. Allora, visto che devo fare lo slime bicolore, lo slime è già uscito. Lo sapete cosa faccio? Visto che devo farlo fucsia e giallo, prendo le clay qua dentro e mi avvantaggio. Bravo. Quindi metto queste due clay così. Guardate, queste sono belle scure scure, quindi fucsia e giallo. Lo sapete perché fucsia e giallo? Perché fucsia, perché a lei, da quel che ho capito, piace tipo rosa così. E giallo perché sono i suoi capelli. Perché lei ha i capelli biondi, come Chiara Ferragni. A lei piace essere Chiara Ferragni. Ok, giallo, mescoliamo il giallo nello slime. Ok, io intanto sto mescolando la clay nello slime. Allora, io ho fatto, unisco le due parti. Guardate. Ho fatto anche io, Ho fatto, le unisco e faccio in questo modo. Comunque preferisco le tue colle glitter, che potete trovare sul sito di Yolanda. Esatto. E vado a fare le sue iniziali. Quindi, quindi RM. Molto bello. Sì. E ora vado a fare la nota musicale. Mi sa che questa volta sono solo più bravo io. Sì, proprio con la clay, proprio tu bravissimo. Vabbè, ma con la clay. Sì, allora. Ecco qua, wow, raga, fantastico. Ecco lo slime ispirato a lui. Io come cavolo faccio per farlo vedere, non lo so. Allora, questo è il mio slime. Guardate qua, RM. Guardate che belle tutte le sfumature. Fucsia e gialle. E questo è lo slime di Daniele di Luna, con cioè, la nota musicale. Nota musicale in clay perfetta. E poi questo slime glitter bellissimo. Perfettissimo. Questo invece è il mio. Ora votate secondo voi qual è mischio? Il più bello. Vado? Mischia, dai. Ah. Vediamo. Addio mischia. Notina. Mischia, mischia. Tanto non si vedrà. Bellissimo, è morbido. Wow. Ok, ragazzi, allora mischio anch'io, guarda. Fateci sapere giù nei commenti, secondo voi, chi è stato il più bravo, chi ha vinto. Mi raccomando, siate imparziali. Clementi. E niente, spero che questo video ovviamente vi sia piaciuto, intrattenuto e strappato come sempre un sorriso. Noi vi vogliamo tanto bene, vi mandiamo un bacio e un abbraccio, e noi come sempre ci vediamo domani alle ore 14:30 con un nuovissimo video. Bye!